Puntuale a novembre, come ogni anno, arriva anche nel 2013 un nuovo Call of Duty. Ghost propone l'esperienza di sempre, un realismo bellico smussato dalle logiche della fantaguerra, un multiplayer indiavolato e un comparto tecnico votato al dogma dei 60 frame al secondo. Più in generale, un'esperienza che porta al marchio Infinity Ward in bella vista. In single player, Call of Duty Ghost ci consegna un'avventura insipida e stanca, con una sceneggiatura poco interessante e senza nessun guizzo. La storia si ambienta qualche anno nel futuro, in uno scenario politico in cui la crisi petrolifera che ha colpito il pianeta ha portato alla nascita di una nuova superpotenza. Nei primi minuti dell'avventura assistiamo all'attacco che mette in ginocchio gli Stati Uniti, vivendo in prima persona l'assalto alla stazione spaziale che avrebbe dovuto servire come strumento difensivo. L'avventura vera e propria si svolge poi 10 anni dopo, mentre le forze americane resistono come possono agli assalti del nemico. È qui che il nuovo protagonista viene in contatto con il team dei fantasmi, soldati che conducono operazioni ad alto rischio restando sempre sotto traccia. Dopo essere stato reclutato, il nostro nuovo eroe scoprirà una minaccia che rischia di distruggere definitivamente l'America, messa in atto da un nemico spietato e sagace. Al di là del canovaccio già troppo consumato, il vero problema di Call of Duty Ghost sta nella sceneggiatura. Nelle 5 ore necessarie a portare a termine l'avventura, non c'è mai un momento veramente indovinato, una situazione interessante e ben diretta. La caratterizzazione dei personaggi è banale, stereotipata, e l'avversario non si avvicina minimamente alla machiavellica presenza di Makarov o Menendez. L'avventura scivola via fra missioni che sanno di già visto e un uso superficiale e prevedibile della comparsa canina. Anche il level design dei livelli non brilla. Per cercare di spezzare la potenziale monotonia del gameplay, il team ha provato a inserire intermezzi di ogni tipo, che non risultano però funzionali alla causa. I pochi momenti in cui si gioca con il fedele Riley, il cane che accompagna il protagonista ad esempio, sono poco convincenti, ma alla fine il problema principale di questo Ghost è la linearità quasi disarmante della progressione. E non stiamo parlando esclusivamente della struttura degli stage, che pure resta meno interessante rispetto a quella di Black Ops 2. La verità è che Infinity Ward ha voluto puntare tutto su un'esperienza fortemente spettatoriale, moltiplicando a dismisura le fasi in cui siamo costretti a seguire un altro personaggio, piegandoci ai ritmi imposti dal team di sviluppo. Quando si spara la situazione migliora, anche se ormai, all'alba della nuova generazione, i difetti legati all'intelligenza artificiale si fanno sentire come non mai. In Ghost non c'è una vera strategia, si procede semplicemente ripulendo le aree di gioco, cercando di evitare di esporsi al fuoco nemico. Di tanto in tanto si usano granate, sniper rifle, mini antiuomo oppure si incontrano sequenze a rallentatore e variazioni sul tema. Di solito questo basta per galvanizzare i fanatici del militarismo, ma stavolta la progressione è molto scialba, il riuso eccessivo di situazioni già sperimentate e un coefficiente di difficoltà che sembra addirittura ridotto tarpano le ali alla produzione. Bisogna dunque approcciare con il giusto spirito Call of Duty Ghost, accettando il fatto che questa iterazione, più delle altre, è quasi esclusivamente incentrata sul multiplayer competitivo. Esplorando il multiplayer viene quasi naturale partire dal sistema di creazione del soldato, qui integralmente rivisto alla luce delle conquiste dell'ottimo Pick 10. Interessa particolarmente la personalizzazione del loadout, che ci presenta una libertà decisionale notevolmente aumentata. Il sistema deve tuttavia scendere a patti con un bilanciamento non ottimale di perks e killstreak, che tende ben presto a mostrarci partite piene di supersoldati che mandano giù gli avversari con un singolo colpo, accontentando la frangia meno moderata dei fan. Si tratta di un'esperienza velocissima non certo accessibile per i novizi, dura e cattiva, mitigata in parte dalla presenza di modalità meno brutali dei classici deathmatch, che rappresentano le introduzioni migliori nella componente multigiocatore di questo Call of Duty. Splendida ad esempio Search and Rescue, una variazione del più noto Search and Destroy con un pizzico di Kill Confirmed, o Blitz, altrettanto divertente anche se molto più diretta, a causa della necessità di correre verso la base avversaria per segnare un punto toccando la meta. Assieme a tutto il resto di game mode, il multiplayer di Ghost copre uno spettro molto più ampio di situazioni, e siamo sicuri che riuscirà a incontrare i gusti di molti giocatori, accontentando la fanbase. Questo episodio tuttavia sembra vivere di alti e bassi in tutti i suoi comparti. Così come il bilanciamento dei perks non è perfetto e non tutte le modalità sono riuscite, neppure tutte le mappe possono dirsi ben strutturate. Sono 14 quelle a disposizione, ma solo 5 o 6 sono ispirate e ben costruite, e questo limita un po' l'appeal del pacchetto di base. L'esperienza online include anche la co-op con la splendida Extinction. L'idea è quella di creare una versione alternativa della famosissima zombie di Black Ops, togliendo i non morti per dar spazio agli alieni.
quattro giocatori devono difendere una trivella mentre questa perfora i nidi delle creature nemiche. La presenza di quattro classi con abilità diverse ed un sistema economico che permette di attivare trappole, sbloccare armi e potenziamenti chiudono il quadro su una modalità davvero riuscitissima. A livello tecnico, Call of Duty Ghost su PlayStation 4 fa buona figura, anche se mette in evidenza la natura cross-generazionale del motore grafico. Rispetto ad altri prodotti che abbiamo già intravisto, non si può dire che Ghost impressioni per mole poligonale, level of detail o profondità di campo. Anzi, tutti questi aspetti sono stati tenuti evidentemente a freno dall'urgenza di avere un motore fortemente scalabile. Per fortuna, la potenza delle nuove console ha permesso al team di sfruttare tecniche per migliorare la qualità e la tridimensionalità delle texture o smussare gli spigoli di certi elementi. Anche se il salto non è di quelli clamorosi, insomma, il risultato è sufficiente perché si avverta uno stacco generazionale. Complessivamente, l'offerta di Infinity Ward si tiene in piedi, resiste agli assalti della concorrenza e saluta la nuova generazione in maniera tutto sommato dignitosa, nonostante lo scivolone del single player. La natura cross-gen di Ghost lo tiene a freno e sulla evidente differenza fra edizioni PS4 ed Xbox One si tornerà a parlare fra qualche giorno, quando potremo esaminare con più attenzione le differenze legate alla risoluzione nativa. Resta il fatto che dopo Ghost, Infinity Ward dovrà in qualche modo cercare di smuoversi, magari rivedendo le sue prospettive produttive anche alla luce degli ottimi risultati di Treyarch, che con Black Ops 2 ha nettamente superato il team storico di Modern Warfare.